Ah, siamo qua nelle poste gara tra AST Pallavolo Minturno 1978 e Pallavolo Sora. Iniziamo dal mister della Pallavolo Sora. Innanzitutto una sconfitta per 3-1, ma complimenti per la stoffa delle tue ragazze. Sicuramente abbiamo giocato molto meglio di quanto si aspettavano, probabilmente perché dopo un'amichevole giocata male, probabilmente non si aspettavano questa resistenza da parte nostra. Però siamo un po' rammaricati perché almeno un punto lo meritavamo, almeno un punto. Allora, questo è il cosiddetto derby, la prima trasferta. Che cosa è stata per voi la partita oggi? Beh, sicuramente è stata molto emozionante e coinvolgente. Non abbiamo assolutamente meritato di perdere, speravamo almeno in un tie break. Cioè, purtroppo ce la siamo giocata male, però insomma è stata molto combattuta e niente. È stata una... Piaciutissime. Una gara per lo più giocata a punti alternati, ma alla fine stavate facendo il cosiddetto colpo di coda. Sotto. Beh sì, alla fine siamo riusciti a recuperare almeno 10 punti e è stato veramente un peccato perdere 25-23. Allora, il secondo set invece siete riusciti a farlo vostro lasciando 10 punti di ristacco. Sì, siamo riuscite comunque a vincerlo nonostante fossimo sotto e niente, purtroppo oggi è venuta a mancare anche una nostra compagna che non è potuta essere con noi, altrimenti sarebbe sicuramente andata diversamente, comunque ce la siamo giocata, purtroppo è andata così e comunque non meritavamo questo risultato sicuramente. Secondo te che cosa è mancato per portare a casa il cosiddetto sacco pieno? Ma sicuramente il nostro punto di forza, come dice sempre il nostro allenatore, è la ricezione. Oggi siamo mancate sicuramente in quello, in alcune fasi. E poi parecchi errori che sicuramente potevamo evitare, che ci hanno causato sicuramente qualche problema. Ah, mister, il prossimo turno. Il prossimo turno giocheremo contro una squadra che a quanto pare fisicamente è molto, molto alta, quindi portata per il gioco, però probabilmente avremo qualcosa tecnicamente qualcosa in più di loro. Tutto qui. Allora un saluto e un ringraziamento. Beh, sicuramente un ringraziamento al nostro mister che insomma e niente, un saluto a tutte le ragazze che già sono negli spogliatoi a farsi la doccia. Un saluto a tutte, in particolare alle ragazze anche avversarie che ci hanno permesso anche di disputare un'ottima partita, in particolare alla Maria e Valentina Colacicco. Io vi faccio auguri di buon campionato. Grazie. Si c'è in bocca al lupo. Posso l'ultima? Vorrei fare le condoglianze all'opposto che oggi mancava perché ieri è venuto a mancare suo zio. Ok.